Un capitolo extra quello che si trovano a vivere i lavoratori del verde pubblico di Quartu Sant'Elena, tutto da rifare per il bando che può permettere loro di ritornare a operare nei parchi, nelle aree verdi cittadine, anche nel tratto quartese del lungomare Poetto. Una situazione di stand-by. Andrea Cugoni, lei è uno appunto dei giardinieri, degli operatori del verde pubblico. Sì. Che messaggio lanciate dunque al sindaco? Adesso un messaggio molto esplicito. Adesso chiediamo sia all'amministrazione che al sindaco, responsabili, dirigenti, a chi sta svolgendo questo lavoro, adesso basta. Cioè basta, veramente, perché stiamo veramente, come ho detto in partenza, noi stiamo diventando i martiri di questa giunta. Adesso chiediamo veramente basta e oggi veramente vogliamo chiudere questo capitolo e esplicitamente vogliamo veramente capire e tornare al nostro posto di lavoro. Adesso qua c'è ancora una volta in ballo, in stand-by, il futuro di tante famiglie quartesi. Sì, in effetti è così, siamo sempre noi, i 30 operai, adesso rischiamo di arrivare veramente ottobre e succedere che settembre-ottobre siamo senza nessun stipendio. Cosa chiedete dunque al sindaco, all'amministrazione? No, quello che chiediamo al sindaco e all'amministrazione e al dirigente e a chi sta lavorando su questo appalto, chiediamo veramente basta, di risolvere immediatamente questo problema e a questo punto che non si verificano più errori così banali, perché credo che sia un errore banale quello che è successo su questo appalto. E basta, chiediamo veramente basta, perché ne siamo veramente stufi.